Allora gente, buongiorno. Oggi è mercoledì 7 settembre, 5:28. Stiamo incastrati nel parcheggio del ristorante qua a Rimini Nord, all'uscita. Cioè, dovrei riuscire a uscire, vediamo, ci provo. Se no mi tocca svegliare qualcuno. Ieri sera sono arrivato, questi mi si è parcheggiati davanti, non gliene è fregato niente. Proprio non è che ha pensato che poi partì. A posto, ce l'abbiamo fatta. Piano piano, con un po' di calma, senza far danni. Allora, ieri sera sono arrivato qui che era le 7:30 e niente, mi sono fermato qui perché ci avrei avuto ancora da camminare un'altra mezz'ora, ma era inutile, tanto mezz'ora non la sfruttavo, quindi a fermarsi su un'area di servizio in autostrada alle 7:30 iniziasse difficile l'area di servizio che c'è sta qua andando su, quindi ho deciso di fermarmi qua, anche perché poi è arrivato un altro collega, non della ditta mia, è un signore che lavora su un'altra azienda che ha iniziato da poco e siamo stati insieme, ho fatto cena insieme e poi niente, eccoci qua. Mo stamattina si riparte, oggi porto il rimorchio, il semi rimorchio corto, ci vado a fa due consegne zona Brescia, una zona Brescia Sud e una a Gardone Valtrompia, e poi devo andare a Verona a fare due ritiri. Una volta fatti due ritiri devo scendere un po' in giù, forse un terzo ritiro a Bologna, anzi Imola, ma non è sicuro, me ne deve far sapere. E dopodiché mi sa che se tornerà qua a Rimini o a Marotta, adesso non lo so, dopo vediamo. Per scambiare il semirimorchio, abbiamo un altro semirimorchio carico lungo, stavolta. E domani mattina si riparte verso nord. Allora, entriamo in autostrada qua a Rimini Nord.
Allora, oggi per andare a fare sta consegna faccio la 14, vai fino a Bologna, poi via la 1, svingolo sulla Brennero a 22, faccio l'uscita di Mantova Nord e lì prendo una provinciale, sì, dovrebbe essere una provinciale, che da Mantova Nord arriva fino a Brescia, la Goitese, e vado a fare sta consegna praticamente sotto Brescia Sud. Ancora è notte, le giornate si sono accorciate tantissimo. E vai, ci siamo, ragazzi. Siamo velocità da crociera. E via. Allora, 1 ora e 7 minuti. Bologna San Lazzaro. Adesso qui iniziamo il tratto con la tangenziale. Sono le 6.38. C'è sta la freccia che indica di rientrare sulla corsia centrale, quindi se va a due corsie. E di conseguenza quando si va a due corsie ci sta il divieto di sorpasso. Però sembra scorrevole. È presto, poi è mercoledì oggi, quindi alla parte opposta mi sembra più, molto più carica verso sud. Eccoci arrivati allo svingolo per l'inizio della Brennero. Ci abbiamo davanti uno straniero che questo sicuro mo si mette a 81 all'ora. Tranquillo, tranquillo. E io adesso attivo cruise control adattivo. Cioè, non mi sto a dannare, fa tutto lui. Eccoci qua. Oh, in direzione sud c'è la fila già. Bene. E come ne sbagli? Eccoci qua. Cruise attaccato, adattivo. 81 all'ora. E vabbè, pazienza. Ragazzi, faccio una pausa perché stamattina quando ci siamo svegliati avevamo bevuto solo il caffè, colazione non l'ho fatta, quindi è giunto il momento del maritozzo con la cioccolata e poi vado in bagno e vediamo, forse ci metto anche un altro caffè. Qua è tutto pieno e ci mettiamo qua dietro come sempre. Ci mettiamo qua dietro come sempre.
Allora ragazzi, niente caffè, perché sinceramente posso aspettare. Anche perché questi qua sono stati da servizio qui a Pecognaga, 1,40 euro il caffè. Sinceramente mi pare un po' eccessivo. Ragazzi, 17 minuti di pausa e passa la paura. Allora, ripartiamo, adesso facciamo l'uscita di Mantova Nord e andiamo subito a Coidesi. Ragazzi, scarico l'ho fatto, sono arrivato, sono andato lì all'indirizzo che c'avevo sulla bolla e invece era su un altro capannone che sta sulla stessa via. Vabbè, sono dovuto tornare indietro dei 200 metri. Va bene, adesso andiamo a fare la seconda consegna a Gardone Valtrombia. Chiacchiera. Ragazzi, sono le 11:20, ho scaricato e poi sono rimasto fermo che dovevo fare la pausa, ho fatto la pausa e adesso scendiamo in giù. Sto mettendo a posto i documenti perché qua ti chiedono i documenti. Allora, mo devo andare a Verona a fare due ritiri. Sicuramente arriverò che stanno in pausa pranzo, quindi adesso scendo giù, poi quando è una certa ora mi fermo pure a pranzo e arrivo in modo da arrivare, diciamo, appena riaprono per poter caricare, tanto ce l'ho vicino per i tiri. Vabbè ragazzi, dai, temperatura 25 gradi qua su a Gardone, se sta bene, peccato che è un po' umido, se no era il top. We'll be right back.
ragazzi, mi sono fermato, sono le 12:20, area di servizio Monte Alto Sud. Non mi ci ero fermato mai. Un bel casino questa area di servizio, pienissima. E penso qui c'è stato un semirimorchio sganciato. Non ci avevo fatto caso. Vabbè, e niente, mo faccio pranzo, vado a fare un giro alla toilet e poi dopo riparto e vado a fare il primo ritiro a Verona. All'1:30 apre, quindi c'ho tempo, tanto da qua a Verona non è che manca tanto. Ci aggiorniamo dopo. Un'ora nemmeno, no, 50 minuti per caricare due macchinari. Ma avevano detto che era un pezzo, poi quando sono arrivato invece era due pezzi, uno più grosso, uno un po' più piccolo, però due sponde occupate quasi, due sponde e mezzo. Vabbè, fatta una sudata pazzesca, mi mette quattro fasce, era scomodo, ho dovuto passare sotto. La cosa incredibile è che c'è sta una cappa di umidità pazzesca. Vabbè, allora mo andiamo all'interporto qui a Verona a fare quella del ritiro e poi dopo tiriamo verso giù e vediamo di organizzarci con la base per fare lo scambio dei semirimorchio. Allora, sono le 15:23, ho completato il carico e niente, adesso ripartiamo. A disposizione 3 ore e 33 di guida, qua ci siamo inceppati, passiamo su quella di sinistra e niente ragazzi, andiamo verso giù. Praticamente per le 7 dovrei star fermo. L'obiettivo è arrivare almeno a Cervia, a Tagliata o a Rimini, da dove siamo partiti stamattina. Può essere pure stesso posto dove ho fatto la notte ieri. Vediamo, dai, mo dove andiamo. Sincronizzarci per trovarci, per scambiare rimorchio.
Allora gente, siamo al tipico, scambiato, fatto già la doccia e mo se va in cabina. Aria condizionata accesa. Chissà se questo con lo Scania qua di fianco si offende che gli ho parcheggiato di fianco. Vabbè. Allora ragazzi, oggi giornata, la luce lunghissima. Mi sono fermato che era le 7, ho finito alle 7, da Vesca non c'è. Mi sono fermato un po' prima, poi è arrivato il capo che mi ha portato il rimorchio, abbiamo scambiato. Per quando ho finito a fa tutto, che mi sono messo effettivamente in pausa, era le 7. Sono andato a fare la doccia subito e sono tornato qua adesso. Adesso 7:40. Ho dovuto aspettare un po' perché la doccia era impegnata. E niente, oggi 8-9 ore e 38 di guida per fare tutto il giro, per fare due consegne e due ritiri e poi arrivare qua giù a Cervia Tagliata. Domani c'ho due consegne e due ritiri, di cui uno lo faccio dove faccio una consegna, uno lo devo andare a Padova e scendendo devo fare una consegna. E domani pure sarà un'altra giornata di quelle belle toste. E vabbè, pazienza. Vabbè raga, mo faccio cena perché c'ho fame e poi mi metto in riposo. Saluti, alla prossima.